Prima di iniziare a vedere questo video, vi invito gentilmente ad andare a cercare la pagina Facebook, che troverete anche in descrizione, xmetagross405, dove ci saranno tutte le notizie inerenti al mio canale, eccetera, eccetera, e di lasciare anche un bel like. Inoltre vi invito anche a passare al canale di Dark Slayer, che gentilmente mi registra le lotte del torneo in alta qualità, ovvero col 3DS Capture. Dopodiché vi lascio al video. Salve a todos ragazzi, sono sempre io il vostro xmetagross405 e rieccoci in una nuova Wi-Fi Battle della xMeta Cup 2014. Oggi vediamo sfidare due battler molto bravi, a mio avviso, ovvero Kong che sarebbe Cele Grieco e Giulio che sarebbe 01 modulo. E voglio approfittarne anche per, diciamo, esprimere tutto il mio sollievo verso 01 modulo. Sono molto contento perché non posso dirlo in video. Però so che alcune persone mi hanno comunicato che Modulo è guarito e sta bene. Quindi sono davvero molto contento di sapere questo. Quindi nulla, volevo esprimere soltanto la mia gioia e nell'appoggiare Modulo e dire che sto con lui. Quindi diciamo che questa battaglia vede appunto Modulo e Cele. Entrambi dalla preview del team hanno due team appunto competitivi. Già dalla preview si può definire che sono team competitivi. Il team di Giulio è formato da Omastar, ovvero Lord Helix, che se si è stato bene con Jettaguscio può dare davvero tanti problemi, Gliscor, difensore per eccellenza dell'OU, Ferrothorn anche, Venusaur, credo sia il suo Mega, Espeon ed Aegislash, che è stato da poco bannato, ma vabbè, nel torneo non lo era ancora. Il team di Konk invece è formato da Mandibuzz, classica difensore fisica dell'OU, Conkeldurr, da cui deriva il suo nome Konk, Togekiss, Tentacruel, ottimo difensore speciale, Crocodile che sono curioso di vedere in questa battaglia, e Char Y. Quindi questa battaglia, signori, vi posso assicurare che non sarà né per nulla, diciamo, noiosa come la scorsa. Questa dovrebbe essere molto divertente e avvincente, anche perché dura abbastanza rispetto a quella scorsa. Dovrebbe venire intorno ai 16 minuti il video, anche di più. Quindi godetevela, mettetevi comodi e nulla, andiamo al video. Allora, la lotta parte subito con Cele che, se ricordo bene, schiera il suo. Non ricordo bene, sì, Lizardon, Charizard Y, mentre Modulo schiererà il suo Omastar, ovvero Lord Helix. Benissimo, Charizard Mega Evolve in Charizard Y, come vi ho già detto nella preview, e quindi attiva l'abilità Siccità, abilità che possiede anche Ninetales, Vulpix e Groudon. Quindi esce il sole. E va di solo al raggio, super efficace per 4. Ma Modulo, sapendo di questa cosa, utilizza Jettaguscio. Rimane in finivita grazie alla Focus Sash, visto che senza Focus Sash non sarebbe mai resistito. È super efficace per 4, diamine. Jettaguscio così si boosta a discapito della difesa e della difesa speciale, attacco e velocità. Ma la cosa che interesserà questo Omastar è la velocità e l'attacco speciale. Ovviamente adesso, essendo più veloce Omastar con una forza antica, avrebbe fatto One Hit KO a quel Charizard. Cele furbamente manda in campo Konk, che con forza antica prende poco o nulla. Inoltre, Modulo, sapendo di un imminente pugno rapido, decide di switchare e manda in campo Aegislash, bella mossa. Partita molto interessante finora, davvero molto equilibrata. Konk ritira Conkeldurr, che non può far nulla, solo privazione, ma credo non lo possegga il suo Conkeldurr, e manda in campo Cruelia, la sua Mandibuzz, difensore fisico eccellente, che con la privazione fa un bel po' di danno, considerando che Aegislash era in forma difesa. E perde anche la Baccaprugna, probabilmente messa, diciamo, per togliersi un eventuale fuoco fatuo da qualche Pokémon. Fa spada solenne, ma toglie poco o nulla a Mandibuzz e si fa il danno dal Bitorzo Lelmo. Torna in forma difesa e utilizza scudo reale, mentre Mandibuzz va di Trispolo, se non sbaglio, predictando la mossa di 01 modulo. Sì, infatti, perdendo il tipo volante. Troppo bella animazione di Mandibuzz quando fa Trispolo, davvero bellissimo. Adesso utilizza Ripicca e gli fa abbastanza, ma non lo manda KO. Questo perché era in forma difesa. Aegislash va per danza spada, ormai decide di sacrificarlo, si busta per due l'attacco e dopo andrà affanculo, dopo andrà di furtivombra. Ma prima setta un altro scudo reale. Trespolo è inutile perché ha già TPS e ora va per furtivombra.
ma guardate, toglierà poco o nulla a Mandibuzz, nonostante un boost di più 2. Ezreal, che proprio ingiustamente è stato bannato da Smogon, io mi chiedo ancora il perché. È facilissimo da counterare, ci sono tantissimi check che lo fermano. Cioè è strano, strano davvero. Modulo ne approfitta del Bidorzolemmo e va di nuovo per Trespolo e torna tutta vita. Adesso vado in campo Omastar Modulo, visto che è più veloce. Però non ricordo perché decide di riswitchare e manda in campo Hello Kitty, il suo Ferrothorn, probabilmente per infliggergli più danno con la combo spine ferrate e Bidorzolemmo. Ma Mandibuzz utilizza privazione e gli toglie quindi il Bidorzolemmo. Concrete tira Crudelia, probabilmente avendo paura di un possibile parasiseme. Se non ero Lizardo ma per Levito Roccia. No, aspetta. Ma per. Sì, Levito Roccia. Quindi diciamo che qui Conk fa una bella predict, perché se non l'avesse mandato prima Charizard con le rocce avrebbe perso metà vita. Quindi Lanciafiamme, non vi dico che lo manda KO sotto sole, stab, 90 potenza, super efficace per 4. E adesso vanno in campo Omastar. Ormai Omastar ha perso il boost di getta a guscio e quindi non è più veloce. Non outspeeda più Charizard. Quindi un Lanciafiamme lo manda KO. Qui, signori, incomincia il vero e proprio delirio, perché guardate cosa succede. Manda in campo il Gliscor modulo. Vabbè, ovviamente si protegge per attivare la Toxic Orb. Modulo va per Lanciafiamme. Questo Gliscor è molto particolare perché possiede due mosse che non avevo mai visto su un Gliscor. Lanciafiamme gli fa metà vita. Però guardate cosa succede. Fulmini in denti. Boom. Paralisi. Ah, non ancora, giusto. Gli fa comunque abbastanza di danno, considerando Gliscor che non è un vero e proprio attaccante eccellente. Qui sbaglia Charizard, perché va di Trespolo. E qui molto bravo Modulo, perché secondo me l'ha predictando una protezione, cioè le aveva fatto Trespolo. Ma invece Modulo è stato più bravo e ha utilizzato Fulminenti, paralizzandolo addirittura. Ecco la paralisi che vi dicevo. E guardate cosa succede, protezione, guadagna vita, Lanciafiamme quindi non va a segno. Fulmini in denti, perché ovviamente adesso è più veloce. Guardate cosa succede. Brutto colpo. E paralisi. Cioè, signori, io non mi immagino le bestemmie di... Io mi immagino, voglio dire, le bestemmie di Conk durante questa lotta. Perché davvero qui, molto fortunato il nostro modulo. Gliscor, da che era in fin di vita contro questo Charizard, è riuscito a recuperare quasi tutta vita e addirittura a mandarlo KO. Un altro fulmini in denti, basta e avanza. E comunque diciamo che questo Gliscor mi è piaciuto abbastanza, nonostante abbia axato molto, perché comunque ha messo in mostra una mossa che io su Gliscor non avevo mai visto, ovvero Fulmini Denti. Cioè la denti si utilizza per, diciamo, counterare i Gliscor avversari. Ora è il turno di Peace and Love, Togekiss di Cele. Gliscor va per protezione per guadagnare altra vita e ce la utilizza il Terre Lama. Avanzi di Togekiss ripristinano un po' di vita a Peace and Love. Pisello, lol. E Velencura, altro IPS a Gliscor, che utilizza Gelodenti, ma non toglie molto a Togekiss, che comunque è un difensore fisico abbastanza buono. E Terre Lama non fa molto a Gliscor, il che mi porta a pensare che sia un Gliscor usato in difesa speciale. Cioè, oddio, non è che non gli fa proprio molto, però credo che gli avrebbe potuto fare di più. Velencura ripristina altri IPS e Fulminenti toglie altra vita a Togekiss, che va per Trispolo, sì. Dopo questo turno, se non erro, adesso Gliscor cambia, o meglio, Cele cambia il suo Togekiss, manda in campo Crocodile, se non sbaglio. Velencura ripristina altri PS di Gliscor, e no, utilizza ancora Fulminenti, sì. Quindi, Etere Lama di Togekiss, e Gliscor evita l'attacco. Ennesima Axe da parte di Gliscor, ma vabbè, l'Axe è nel gioco, signori. E manda in campo Rocky, come avevo già preannunciato, ovvero il suo con Crocodile, sì. Fulmini in denti ovviamente non è effetto perché è di tipo terra buio,
e ve la incura ripristina altri PS. Protezione di Gliscor lo protegge da un eventuale sgranocchio. Rocky utilizza sgranocchio al prossimo turno e non gli fa, diciamo, molto danno, un discreto danno. Geodenti, guardate cosa fa. No, non ancora, giusto. Lo fa al prossimo turno. Protezione per stallare e guadagnare altri PS. Utilizza uno sgranocchio, velencura. Molto stallo questo Gliscor assieme al Pokémon che vedrete più avanti. Sgranocchio fa ancora un discreto danno a Gliscor, che però vede diminuirsi la difesa. Guardate cosa succede adesso. Boom! Congelamento! Dopo la paralisi arriva anche il congelamento. E addirittura la paralisi era arrivata al secondo Fulmindenti. Il congelamento invece al secondo Gelodenti. Un Rogodenti infine basta e avanza per buttarlo giù. Un altro Pokémon di Cele ha detto addio a questa lotta. Velencura porta ancora Gliscor quasi a tot di vita, vita totale. Resta Crudelia ancora. Gliscor va per Fulmindenti, non togliendogli proprio molto. Infatti Crudelia adesso, se non erro, va di Trispolo. Anzi, uno Scacciabruma. Si fa una mossa buona perché così si toglie le rocce che avrebbero potuto dare fastidio in futuro al team di Cele. Velencura ripristina ancora PS. Gelodenti invece non manda KO Crudelia, che resta con un briciolo di PS. E va adesso per Trispolo. Ve lo dico, troppo bella l'animazione di Crudelia, ovvero di Mandibuzz. Io la amo quando fa Trispolo. Velencura ripristina ancora PS a Gliscor, che utilizza di nuovo Gelodenti. Super efficace. Bitorzolelmo. Perde più vita Gliscor con Bitorzolelmo che Mandibuzz. E va per ripicca Mandibuzz, portandolo a quasi poca vita. O meglio, in fin di vita. Un altro Gelodenti fa discreto danno a Crudelia, che riesce nuovamente a ferire col Bitorzolelmo Gliscor. E va infine, per concludere, diciamo, non la lotta, ma finire questo Gliscor che ha dato tanti problemi, con ripicca. Davvero, davvero tanti problemi ha dato questo Gliscor. È il turno di Ivata. Che utilizza Magi Brillio, super efficace. Bye bye Crudelia. Abbiamo già visto un Espeon in questa X-Meta Cup, nella lotta tra Joe e Signor Rossi. È stato molto determinante l'Espeon di Signor Rossi. Ivata va per calmamente. Mossa intelligente, poiché l'abilità rispecchia tutte le mosse di stato di Togekiss come Tuononda. E inoltre, con calmamente, diciamo che Etrelama di Togekiss o un'altra mossa speciale gli fa veramente poco. Va per Psycho Shock, che toglie più di metà vita. Quindi fa un 2-hit KO. Pisenlova per lanciafiamme, ma non gli fa molto. Questo grazie al boost in difesa speciale. PS fanno riguadagnare vita a Togekiss, che al prossimo Psycho Shock andrà KO. Boom. Pisenlove non ha più energie. Kong manda in campo Kong. Lel. Ovvero con Keldur. Ma è più veloce Espeon ovviamente e utilizza Magi Brillio. Però Kong si utilizza, ovvero con Keldur si utilizza con la Soul Vest nel metagame di XY e riesce a reggere un attacco. Davvero, davvero bene. E utilizza Velen Puntura, che manda KO quindi Espeon. Il prossimo Pokémon ad entrare in campo è questo Venusaur, che stollerà come un porco. Adesso ve lo dico. Ve lo dico già ora perché il resto della battaglia durerà tipo 6-7 minuti e saranno soltanto stall. Venusaur utilizza Sonnifero. Addormenta con Keldur. Diciamo mossa inutile perché avrebbe potuto direttamente utilizzare un Giga Assorbimento per mandarlo subito KO senza perdere un turno così. Ma va bene. Avrà avuto le sue motivazioni. Kong, il nemico, perde tutte le energie. E se non erro, resta soltanto Kraken a modulo. A Celle, scusate. Che va per idrovampata, cercando di scottarlo. E sarà molto sfortunato questo Tentacruel. È ancora una volta molto sculato modulo. Giga Assorbimento invece toglie più vita a Venusaur che a Tentacruel.
Perché, a parte che Tentacruel è un ottimo difensore speciale, ma l'abilità Melma fa sì che Venusaur non recuperi PS, ma al contrario ne perda. Parasiseme, diciamo, la utilizza soltanto per togliere vita a Tentacruel, però ha lo stesso effetto di Giga Assorbimento. Venusaur ogni tot di turno perderà appunto un tot di PS, grazie all'abilità Melma. Quindi diciamo che da mo' fino alla fine della lotta è tutto uno stall e stall tra questi due Pokémon, che sono due Pokémon effettivamente molto stallosi. Con vabbè, Venusaur con Sintesi, Parasiseme, Giga Assorbimento, mentre Tentacruel cerca di scottarlo. Sintesi appunto gli fa guadagnare tutta la vita. E durerà abbastanza questa cosa. Quindi sentitevi liberi di skippare anche un paio di minuti. Parasiseme recupera. Toglie vita a Tentacruel, ma non recupera vita a Venusaur, che assorbe la melma. Idrovampata per l'ennesima volta cercando di scottarlo. Ma povero modulo che non ci riesce. Povero Cele, perché dico modulo? Vaffanculo. Parasiseme utilizza, ma già l'ha parasisemizzato, quindi. Per non perdere vita con Giga Assorbimento, va di nuovo per Parasiseme. Melma ancora una volta toglie PS a Venusaur. E Kraken ancora una volta va per idrovampata. Che non lo scotta ancora se non erro. Anzi no, alla quinta volta riesce a scottarlo. Dio, ne incarnassi una ogni tanto. Cioè, riuscissi per una volta ad azzeccare la mossa che fa l'avversario. Comunque, recupera TPS con Sintesi. Però ora è scottato. Anche se resta in svantaggio Tentacruel, perché non dispone di una mossa che gli faccia recuperare vita, a differenza di Venusaur, che ha comunque Sintesi. Scottatura toglie vita a Venusaur e Kraken ancora va per idrovampata. Non è molto efficace, Venusaur utilizza Giga Assorbimento e Melma toglie ancora PS al povero Venusaur. Fangopesce invece ripristina PS a Tentacruel. Ma guardate, pian piano il danno di Venusaur diventa sempre maggiore. E alla fine questo Kraken sarà destinato a perire. Perché, vabbè, Venusaur possiede Sintesi, quindi. Idrovampata sfortunatamente non lo manda KO. Mancava davvero poco a mandare KO questo maledetto Venusaur. 8 PS. Ma Sintesi gli ripristina a metà vita. Dovrei riconsiderare di mettere anche io in squadra un Mega Venusaur, visto che non l'ho mai provato. Davvero molto forte. Poi, signori, ne approfitto per dire, durante questo momento di stall, che tornerò anch'io a caricare le Wi-Fi Battle. Ogni tanto magari con la qualità del 3DS Capture, mentre ogni tanto con la solita qualità. Mentre ricordo a tutti che tutta X Meta Cap sarà in alta qualità. Ancora idrovampata, non molto efficace, e ancora una volta sintesi. Ah, cazzo, che mal di gola. Recupera PS Kraken con Fangopece e ne perde ancora con il Parasiseme. Vabbè, Melma fa sempre il suo solito effetto, bla bla bla, scottatura, bla bla bla. E teoricamente al prossimo turno dovrebbe andare KO a Tentacruel. Sintesi. Ok. Ancora un po' di stall da parte di questo Venusaur. Che recupera altri PS. Parasiseme fanno sempre più il loro effetto. E quindi al prossimo turno, se non erro, Kraken perirà. Idrovampata ma ormai la partita è segnata già da un paio di turni. Giga assorbimento e tanti saluti Kraken. Partita che comunque resta decisa dal brutto colpo di Gliscor e dalla paralisi su Charizard, perché avete visto anche voi che un lanciafiamme sotto Sunny faceva quasi tutta vita. Quindi facciamo le nostre considerazioni. Allora, fino ad un certo punto è stata una lotta molto bella, soprattutto molto combattuta da entrambi gli avversari, molte belle predict, eccetera. Poi c'è stato quel momento in cui Gliscor ha incominciato ad axare. Perché? Probabilmente se non avesse fatto quell'ax, soprattutto su Charizard Y, perché Lanciafiamme gli faceva quasi tutta vita. Quindi questo mi porta a pensare che riuscendo a reggere un Lanciafiamme fosse stato anche in difesa speciale. E comunque stavo dicendo che se non avesse fatto un brutto colpo su Charizard Y e se non l'avesse paralizzato, probabilmente
anzi credo quasi sicuramente, Modulo avrebbe vinto la partita. E che cazzo dico, Cell avrebbe vinto la partita, che comunque ha combattuto al massimo, ormai una volta con l'Axe contro non ha potuto fare più nulla, ma ripeto, tutti e due molto bravi, anche lo stesso Modulo, che come ho detto già prima, appoggio e sa che sono sempre con lui, perché appunto per quella brutta cosa, da cui spero ne sia uscito, hanno detto che ne è uscito, però vorrei sentire lui. E quindi l'Axe non è stata colpa sua, per l'amor di Dio. Cioè, capita a tutti, l'Axe è nel gioco, quindi nessuno si può accusare di essere un axone di merda oppure di fare apposta ad axare. No, perché l'Axe è una cosa involontaria decisa dal gioco. Quindi, vabbè, lotta decisa dall'Axe, ma lotta molto bella, che non ha nulla a che vedere con la scorsa, che è stata fino ad un certo punto, diciamo, fino al secondo o terzo turno, interessante. Allora, intanto ne approfitto per ringraziarvi, siamo a 950 e mancano davvero poche mille, manca davvero poche mille, mamma mia, quasi 1000 persone che seguono il mio canale. Io vorrei dire soltanto che nonostante sia quasi 1000 iscritti, resto umile, resto con i piedi per terra, perché non me la voglio tirare come certi youtuber che hanno 400, 500, 600 iscritti, dai, azzardiamo per i 600 iscritti. E se la tirano, non rispondendo ai commenti, magari cose così, io rispondo sempre ai vostri commenti. E credo lo farò fino a un bel po' di tempo. Quindi io resto con i piedi per terra, sono umile, ma sono anche molto felice per questo traguardo che spero arriverà il prima possibile. Quindi signori, anche questa lotta della X-Meta Cup 2014 termina qua. Lotta, come ho detto già, va svariate volte, molto interessante e carina. Dal vostro X-Meta Cross 405 è tutto. Ciao belli!